La cosa più importante di tutte è che Sean Cox ce la faccia ed esca dalla condizione nella quale si trova su un letto di ospedale sul quale si è ritrovato per colpa della follia di cose che nulla hanno a che vedere con il calcio. Il resto è fredda cronaca. Liverpool-Roma poteva essere considerata una gara a rischio, un rischio forse sottovalutato. Poi gli scontri fuori dallo stadio di Anfield. Delinquenti comuni travestiti da tifosi della Roma hanno dato vita al pestaggio. Le immagini sono terribili. Spunta anche un martello. Quindi gli arresti. Filippo Lombardi e Daniele Sciusco si avvalgono della facoltà di non rispondere, affermano solo di non essere stati loro. Notizia dell'ultima ora, le accuse per i due sono state trasformate in lesioni gravissime e disordine violento, caduto il tentato omicidio. Un danno di immagine enorme per la Roma che ha espresso sdegno attraverso il proprio sito internet. Roma che per la responsabilità oggettiva avrà sicuramente delle conseguenze che vanno dalla multa al divieto di trasferta per i suoi tifosi fino alle gare a porte chiuse. Intanto cresce la paura per la gara di ritorno il 2 maggio all'Olimpico di Roma, previsto un tavolo tecnico in questura per parlare della sicurezza. Una cosa è certa, l'UEFA non potrà più tollerare ulteriori disordini, come non potranno tollerarli tutti i tifosi veri che si stanno stringendo intorno a Sean e vorrebbero solo assistere, magari con lui, solo ad una partita di calcio.